Aperti Carra va in scena la terza giornata del torneo di Pia categoria Girone H. I padroni di casa arrivano dalla sconfitta contro la super quotata Riccione per 4-2 dal pareggio interno alla prima col Mondaino. Un solo punto in classifica per la squadra allenata da Ortolani. Dall'altra parte la Stella alla vigilia, un solo punto in più degli avversari, frutto di due pareggi. Squadre che tra l'altro ci hanno già affrontato in Coppa Italia d'inizio mese con l'affermazione ospite. Veniamo alla gara, la Stella in maglia blu a bande gialle prova a colpire questo tiro dalla distanza di Greco. Al sesto i padroni di casa vorrebbero l'intervento del direttore di gara per questo fallo in aria subito da Rossi, ma l'arbitro fa segno di proseguire. Il replay ci aiuta a capire meglio la situazione. Dalla punizione di Manenti arriva il colpo di testa di Cedrini, bloccato da Gentili. Da qui in poi inizia il duello a distanza tra l'attaccante del Perticara Girardi e il portiere Gentili. L'estremo ospite respinge di piede. L'attaccante si ripete due minuti più tardi, questa volta il suo tocco d'esterno viene sbanacciato da Gentili. La Stella tenta una timida sortita offensiva con Lazzaretti, pallone sul fondo ed infine con Gamberini. Balducci blocca senza affanni. Al 40° Girardi trova per l'ennesima volta sulla propria strada l'intervento di Gentili, mentre dall'altra parte la Stella risponde con Garcia, ma Balducci risponde presente. Ma prima del duplice fischio finale il Perticara passa. Girardi, servito da Andrea Crociani, si lascia neutralizzare il primo tentativo da Gentili, e quando la giornata sembrerebbe negativa come il momento triste del suo Milan per il quale fa il tifo, l'attaccante recupera la sfera trovando il pertugio giusto, liberando a questo punto la propria gioia, dando un calcio anche alla sfortuna e ricevendo i meriti abbraccio dai compagni e dal tecnico. L'ultima azione porta la firma del duo Girardi-Rossi, palla tra i guantoni di Gentili. Squadra riposta sull'1-0. La ripresa è meno avvincente della prima frazione di gioco. L'occasionissima per la Stella capita al minuto 4, quando Garcia impatta ottimamente di testa centrando il legno superiore della porta difesa da Balducci. Dall'angolo invece si ripete lo schema dei calci piazzati del Perticara, attraversando a cercare dalla testa di Cedrini, pallone di poco a lato. Mentre la punizione Manenti, il migliore dei suoi, prova a mettere i titoli di coda al match, ma Gentili risponde a pugni uniti. Alla mezz'ora la Stella rimane in 10 unità. Cicchetti dice qualche parola di troppo al direttore di gara, guadagnando anzitempo l'ingresso negli spogliatoi. In contropiede Rossi e generoso serve al centro Montalti, che calcia in bocca al portiere. Primo piano per il numero 14. È la volta dello stesso Rossi poco dopo, che è bravo a farsi spazio, ma il suo tiro a giro è da dimenticare. Finale di marca ospite. Tiro centrale ad opera di Greppi, mentre all'ultimo traversone ad opera di Gogoli, Gabellini di testa mette alto. Tra le proteste ospiti l'arbitro si accinge ad entrare negli spogliatoi, mentre festa grande per il Perticara che ottiene il primo urrà in questo torneo, meritando decisamente la vittoria.